Benvenuti amici di gizchina.it all'interno di una location sicuramente più insolita rispetto alle altre volte, ma oggi siamo qui per presentarvi all'interno della nostra auto un accessorio molto interessante. Parliamo dell'Avantech, un ricevitore prodotto dall'azienda che vi ho appena nominato, che vi permetterà di ascoltare musica tramite il vostro stereo qualora non sia già disposto di ingresso AUX, di ingresso per schede SD o di ingresso per che avete USB, di ascoltare tramite la classica frequenza radio e di utilizzare una presa dedicata all'accendisigari per poter di conseguenza ascoltare la musica tramite le sorgenti più moderne. Andiamo a scoprire dunque insieme come funziona questo accessorio molto interessante. E questa qui dunque la confezione, ve la mostro molto rapidamente, il suo contenuto è davvero essenziale. Troviamo innanzitutto qui l'accessorio e poi in dotazione, oltre al piccolo manualetto che delle specifiche che ci permette di capire un pochettino come funziona, abbiamo un cavo AUX da 3,5 mm da entrambi i lati, un lato da inserire all'interno del nostro accessorio, l'altro semplicemente da inserire magari all'interno dello smartphone, di un MP3, di un iPod, insomma di qualsiasi dispositivo che vi possa permettere di ascoltare la musica tramite questa tecnologia. Il funzionamento del dispositivo è davvero molto semplice. Innanzitutto ve lo mostro più da vicino. Nella parte sinistra abbiamo l'ingresso AUX da 3,5 mm, porta USB, mentre nel lato opposto troviamo un lettore per schede in formato SD. Nella parte frontale invece troviamo innanzitutto un pulsante play e pausa, qui un piccolo display che si accenderà solamente nel momento in cui andremo ad alimentare il dispositivo, che è alimentato proprio con questo connettore inserito nella parte posteriore che si inserisce insomma all'interno di una qualsiasi presa per accendisigari presente nelle auto insomma degli ultimi 30 anni. Qui invece sono presenti i pulsanti per andare avanti e indietro con la musica ed il pulsante per andare a decidere il canale FM sul quale sintonizzeremo il nostro dispositivo. Intanto vado ad accendere il mio stereo e vi faccio ascoltare innanzitutto come funziona la connessione. Innanzitutto bisognerà collegare il nostro ricevitore d'auto di Avantech all'interno della presa accendisigari. Probabilmente qui in telecamera non riuscirete a vedere al meglio dove l'ho collocato io, però vi indico che è collegato qui in basso. Una volta acceso il dispositivo verrà visualizzata sul piccolo display frontale la frequenza sul quale dovremo sintonizzare lo stereo, per cui andiamo adesso a spostarci all'interno delle varie frequenze. Nel mio caso è settata sulla 106.00 e adesso è stata stabilita la connessione fra lo stereo e il ricevitore FM. Per funzionare poi potremo scegliere fra le tre sorgenti a disposizione, ovvero ingresso AUX, USB e lettore di schede in formato SD. Perciò vi faccio vedere innanzitutto la connessione tramite cavo AUX come funziona. Andiamo quindi a prendere il cavo AUX presente in dotazione, inseriamo un'estremità all'interno del nostro ricevitore mentre inseriamo l'altra all'interno del nostro smartphone, che nel mio caso è un Elephone M2. Andiamo quindi ad inserire all'interno dell'applicazione musicale un qualsiasi brano audio. Abbasso un pochettino la luminosità. Perciò andiamo qui nell'applicazione musica e la riproduzione funzionerà come se stessimo ascoltando la musica tramite delle cuffie. Perciò scegliamo un qualsiasi brano audio. Alziamo il volume sul nostro stereo e poi la riproduzione funzionerà semplicemente, la potremo gestire tramite lo smartphone, quindi andare avanti all'interno del brano, mettere in pausa, mettere in play, andare avanti nella libreria musicale e via discorrendo. La qualità dell'audio in uscita dal nostro impianto è sempre variabile perché dipende sicuramente dalla qualità dell'impianto che avete montato all'interno della vostra auto, perciò di conseguenza può variare da automobile ad automobile. La connessione tramite AUX è di conseguenza molto molto buona qualitativamente. Metto da parte questa sorgente per farvi ascoltare momentaneamente come funziona anche la connessione tramite schede micro SD, scusate, schede in formato SD, una normale scheda come quella che vedete qui in mano a me, da inserire nel lato destro del dispositivo, ed una volta inserita, come ad esempio sto facendo io nel mio caso, bisognerà premere semplicemente, fare uno scatto all'interno del dispositivo, che probabilmente io in questo caso ho inserito male,
Eccola qui, una volta fatta la piccola pressione all'interno del dispositivo bisognerà semplicemente premere play per poter avviare di conseguenza la riproduzione dell'audio. La frequenza ovviamente rimarrà sempre la stessa e di conseguenza, oltre a poter impostare la riproduzione musicale tramite frequenze l'inserimento di una SIM di una micro SD, potrete utilizzare anche chiavette USB di qualsiasi genere. L'ingresso USB è presente nel lato sinistro del nostro ricevitore da auto, perciò una volta inserita la nostra chiavetta bisognerà semplicemente mettere in play o mettere in pausa i nostri brani musicali. Di conseguenza ci si potrà spostare tramite i pulsanti avanti e indietro all'interno delle varie canzoni che sono salvate all'interno del nostro dispositivo di riproduzione. La qualità, come vi dicevo pochi istanti fa, è molto alta nelle riproduzioni tramite USB e micro SD. Tramite lo smartphone e cavo AUX secondo me è leggermente inferiore, ma comunque in linea di massima la qualità dell'audio dipende sostanzialmente dalla qualità del vostro impianto stereo all'interno della vostra auto. Sicuramente l'utilizzo di questo dispositivo non è indicato a chi come me è già in possesso di uno stereo così moderno tra virgolette, ma soprattutto indicata per chi utilizzerà questo dispositivo all'interno di un'auto con magari ancora uno stereo con mangiacassette, sicuramente non in grado di riprodurre nativamente brani da chiavette USB, cavo AUX e via discorrendo. Perciò questo simpatico accessorio che troverete a circa 15 euro online è davvero molto comodo, soprattutto per chi è in possesso di un impianto un pochettino retro, tra virgolette potremmo definirlo in questo modo, anche perché le potenzialità di questo accessorio, che vi ripeto costa solo 15 euro contro i magari 50-60 di uno stereo più semplice presente online, è davvero molto interessante come accessorio ed è da prendere davvero in considerazione. Considerando anche il piccolo ingombro che ha all'interno dell'auto, è davvero un ottimo acquisto. Vi rimando in ogni caso alla recensione completa su gizchina.it per tutti quanti i link dell'acquisto su questo prodotto e per eventuali altre informazioni. Mi raccomando, lasciare un bel mi piace soprattutto per la nostra auto che si è prestata a questo test. Un saluto da Nicola per gli amici di gizchina.it.